PD sia stata una forza responsabile che è andata a governare nonostante avesse perso le elezioni, francamente questo veramente è una barzelletta, forse, Ricci. Dopodiché ricordati che adesso il senatore La Russa è la seconda carica dello Stato, quindi porta rispetto anche per la sua figura istituzionale. Terzo, è stato votato addirittura di più rispetto alle, ai voti che potenzialmente poteva acquisire, quindi non è assolutamente quello che dici tu, non è una figura divisiva, anzi, mi spiace per te, è evidentemente una figura che in questi anni di Parlamento si è fatta apprezzare e rispettare, al contrario della narrazione che a te piacerebbe tanto. Ma al di là delle chiacchiere che fai, il problema adesso è che ci sono delle famiglie che temono per le bollette. Allora, più che staccare la luce, e te lo dico perché tu sei un sindaco, quindi alza la cornetta e chiama il sindaco di Torino, digli di utilizzare i 3 milioni in più e in totale 18 milioni rispetto ai 16 milioni di previsione dei dividendi IREN, che in questo momento sono nel bilancio del comune di Torino, anziché staccare la luce vada a darli per evitare che la luce venga staccata, va bene? Perché questa è una cosa che si può fare adesso. Dopodiché l'altra cosa che si può fare, non adesso perché c'è ancora il tuo governo in carica, non adesso perché c'è il tuo governo in carica, ma quando bisogna di discernere il prezzo del gas dal prezzo dell'energia elettrica, e così mettiamo ancora una parte di popolazione in sicurezza.